Non mi piace da parte del sottosegretario questo approccio così pregiudizialmente critico verso la libera stampa. Se siamo per la libertà di informazione, mi scusi onorevole, dobbiamo anche accettare che ci siano dei giornali che prendono posizione e che osano anche esprimere delle critiche al governo, all'azione di governo. Il nostro modello non è la Cina della stampa irregimentata del partito unico. Viviamo in una democrazia Mamma mia. dove ci sono anche dei giornali, peraltro quotidiani molto autorevoli, che esprimono delle critiche su cosa? Sulla lentezza e sulla incertezza dell'azione di governo. Del resto è da mesi che veniamo, diciamo, assistiamo al parto di decreti, dei quali poi, come sa bene il sottosegretario, mancano nella maggior parte dei casi decreti attuativi, quindi parliamo di norme che ancora non producono alcun effetto, perché mancano i decreti attuativi, parliamo di risorse che non sono state stanziate, sono state programmate, ma non siamo ancora al flusso delle risorse, tant'è che le imprese italiane, nelle loro anche associazioni di categorie di rappresentanza, lamentano il fatto che non stanno vedendo un euro. Per cui io credo che bisogna avere rispetto per la libertà di informazione anche quando osa criticare. Peraltro parliamo, ripeto, di personalità autorevoli che hanno semplicemente detto che, per esempio, in questa bozza di piano nazionale delle riforme, perché noi non sappiamo se stasera arriveremo finalmente a un testo, stiamo commentando anticipazioni di stampa di una bozza. In questa bozza Appunto. ci sono tante, tante Appunto. idee, molte anche buone idee, ma manca una lista di priorità. Per cui quello che io forse farei presente a chi ci governa e a chi in questo momento così difficile ha la responsabilità di governarci è che i tempi devono essere accorciati, non possiamo permetterci ancora settimane e settimane di attesa. Servono poche e chiare priorità perché la situazione è molto grave e abbiamo la sensazione che quando anche il sottosegretario dice stiamo leggendo, stiamo discutendo, tutto quanto arriverà, serve tempo. Mi sembra che non ci sia la Mai percezione della detto. gravità della situazione in cui versa il Paese. Per cui stiamo aspettando ormai da 3 mesi. Io ricordo il parto del decreto Guardi, rilancio, del Chirico, decreto liquidità. posto. Ripeto, siamo ancora, mancano i decreti attuativi, mancano Ritorno i tra decreti poco da attuativi. Quindi lei, quali di risorse Stefano. Voglio parla? coinvolgere Scusi, un po' Ruggeri di su onestà questo, prima di intellettuale, sentire poi un un po' parere di onestà specifico di intellettuale, Paolo perché Mieli altrimenti raccontiamo sul alla decreto gente. semplificazione.